Ehi, bentornati! Anche oggi reaction a una nuova uscita. Stavolta si tratta di un gruppo che col debutto non mi aveva convinto e invece con la canzone dopo mi ha conquistata. Quindi voglio vedere se con questa canzone riusciranno a portarmi da un lato o dall'altro. Stiamo parlando delle Lightsam, al momento il secondo girl group della Cube. Sì, finalmente la scorsa settimana le CLC si sono liberate dal loro contratto con la Cube. Sì. Se devo essere sincera, non conosco molto bene il gruppo. Conosco praticamente solo due membri, Chowon e Nayeon, perché più o meno tendo a seguire sempre quelle che sono state le concorrenti dei survival show che mi sono guardata. Come dicevo all'inizio, non conosco bene il gruppo perché con Vanilla proprio non mi avevano per nulla convinta. La trovavo una canzone che dopo un po' era veramente ripetitiva e difficile da ascoltare, mentre invece per me Vivace è stato proprio un bagno di godimento. Sono davvero davvero curiosa di vedere cosa ci aspetta in questo comeback, anche perché dai trailer non si capiva niente. Ok, che cute. Madonna, come sono tutte belle. Lei dovrebbe essere Sangha, quella, la terza che si è vista. Se non sbaglio aveva i capelli blu nello scorso comeback. O sbaglio? Vediamo un po'. Sì, è lei, il center. Ha riconosciuto il taglio d'occhi. Bellissimo. Ragazzi, già col capello biondo, rosa, conquistata. Allora, sembra un po' un Teen Crush per ora. A me Chowon ricorda tantissimo, come si chiama l'attrice quella che ha fatto Wonder Woman? Ditemi se anche a voi in qualcosa vi ricorda la Gal Gadot. Ok, ce lo vedo bene comunque per loro, un Teen Crush. Però è un ennesimo cambio concept, è molto rischioso. È come se la Cube stesse cercando di tastare il territorio, terreno, per vedere cosa riesce ad avere più successo. Carina questa parte, ta-ta-ta. Ok, abbiamo anche la voce un pochino più acuta come piace ai coreani. A vedere per ora il percorso delle Lightsam, sembra che la Cube stia tenendo d'occhio i gruppi che debuttano dai survival show della Mnet. Perché ad esempio, con il comeback precedente si erano avvicinati alle Ice One. Con questo comeback come concept si avvicinano alle Kepler, anche se per il momento mi piace di più questa canzone che Wadada. Perché Wadada c'è la parte quella oh 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 che è un po' stranina ancora per me da sentire. Il ritornello però per il momento è un pochino debole. Fatemelo riascoltare. Invece pre-chorus top. Stanno anche cantando più alte rispetto al precedente comeback. Questa parte invece mi piace un botto. E mi piace anche la parte sotto, questa qua. Oh. Vediamo che per ora la Cube è sempre stata forte dal punto di vista delle rapper. Il video comunque è molto semplice, però lo trovo efficace. Carina questa parte!
È bellissima questa parte qua. Avevo appena detto che il video è molto semplice. In realtà è molto semplice questa cosa nel video, ma secondo me è molto d'impatto. C'è Nayeon che sta dormendo e quando si risveglia è in un mondo che è grigio tranne lei e qualche palloncino, tranne lei e il resto dei membri. Guardate. No, ho messo in pausa per vedere se il numero dei palloncini corrispondeva al numero dei membri. No, decisamente no. Ok, e giustamente nel momento in cui dicono "You make me feel alive", tutto diventa colorato. E escono tutte dalla loro bolla nel momento in cui scoppia il palloncino. Bellina! Mi piace molto questa seconda parte del chorus, che è quasi tutta dance break. Cioè, principalmente. I'm alive. Non ho idea di che faccia abbia fatto con quell'occhiolino io. Oh. Con questo comeback mi hanno portata più dalla loro parte. Non sono ancora totalmente dalla loro parte, nel senso è ancora presto per stannarle per quanto mi riguarda, ma potrei cambiare idea guardandole in un po' di variety. Finora ho anche fatto fatica a riuscire a seguirle, a stannarle, perché la stessa Cube non è che le abbia promosse così tanto e non è che abbiano partecipato a così tanti variety show, quindi non è che abbiano avuto finora chissà quale possibilità di farsi conoscere. Hanno suscitato nuovamente la mia curiosità e quindi ora Maya, cioè io, si metterà d'impegno e farà le sue ricerche per capire se è il momento di stannarle, se il brano, che il video, che i loro look comunque erano qualcosa di molto fresco e allo stesso tempo c'era un po' di quella cazzutaggine e appunto rappresentano un perfetto teen crush. Al momento non sono tantissimi gruppi a fare questo genere, mi vengono appunto in mente soltanto loro con questo comeback, che poi però non si sa se sarà il loro concept principale. Le Kepler, che anche loro non si sa se sarà il loro concept principale, e forse un pochino le Billy. Sì, le Billy sono un pochino un misto, ma un pelino di teen crush ce l'hanno. L'unica riconferma, che in realtà a me non cambia niente perché io non sono particolarmente fan di queste cose, è che anche in questa canzone non ci sono le voci che sparano in alto, le note alte, come piace tanto al pubblico coreano. E era stata una delle critiche che appunto avevano avuto in Vivace, perché dicevano sì, sono come le Eyes One, ma a differenza delle Eyes One non fanno sentire così tanto la loro potenza vocale. Per me una canzone è godibilissima anche senza far sentire per forza la potenza vocale, con acuti, note tenute lunghe, eccetera eccetera. Però per quello che è il mercato dove lavorano loro è molto importante, e tra l'altro ce li hanno i membri con quelle capacità. Quindi è un po' curiosa questa scelta da parte dell'agenzia. Concludendo, con questo comeback sono un pochino più una Summit, ma ancora non lo sono. Vediamo dopo qualche ricerca se lo diventerò o meno, e fatemi sapere se tra di voi c'è qualche Summit o se qualcuno che con questo comeback si è finalmente deciso ed è entrato a far parte ufficialmente del loro fandom. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di Alive e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!